Dottoressa Priori, la sua carriera si è svolta in Italia e all'estero, non solo in campo clinico e di ricerca, ma anche con un'intensa attività all'interno di un'importante società scientifica quale l'European Society of Cardiology, che l'ha portata in posizioni di responsabilità e visibilità. Secondo lei, in questa società scientifica c'è un predominio maschile e negli anni del suo lavoro ha potuto vedere o contribuire a realizzare dei cambiamenti? Beh, sicuramente anche all'interno di una grande società scientifica europea come la European Society of Cardiology, il problema della presenza femminile e dei ruoli delle donne nella leadership della società è un problema molto sentito. Devo dire che sono stata la prima donna che è entrata nel board della società con grande stupore perché effettivamente pensavo che una società scientifica con più di 60 anni di attività potesse a questo punto avere già avuto donne in posizioni predominanti di leadership. In realtà l'opportunità di poter essere la prima presenza femminile è stata importante, non soltanto per me, ma proprio per dimostrare e aprire la strada alle posizioni di altre donne che poi hanno seguito nel board della società. Tuttavia va sottolineato che la esitazione a considerare le donne per i ruoli apicali persiste tuttora, in quanto la società non ha mai avuto una donna come presidente. Posizione che invece in società scientifiche negli Stati Uniti sono regolarmente assunte con una rotazione abbastanza regolare fra uomini e donne. Da un punto di vista italiano possiamo dire che questa esperienza europea mi ha fatto capire come anche a livello globale europeo persista una difficoltà per le donne e il problema non sia solo limitato alla nostra società, che sicuramente, come riconosciuto, ha questo tipo di difficoltà. Certo è che è una magra consolazione quella di condividere le problematiche anche con donne a livello europeo. Forse soltanto i paesi scandinavi hanno raggiunto un vero accesso aperto alle donne anche in posizioni apicali. La quota di donne tra i medici è molto aumentata negli ultimi 20 anni, ma si è di assai poco ridotta la disparità a favore del genere maschile quanto a posizioni di docenza e di direzione. Come spiega questa discrepanza? E secondo lei ci sono azioni da intraprendere per ridurla? Beh, sicuramente questa discrepanza è molto preoccupante. Oramai siamo nelle facoltà di medicina più del 60% della presenza femminile in molte università. Quindi indubbiamente la professione ha aperto, e questo, dobbiamo anche questo considerarlo una crescita della presenza femminile, ha aperto le porte alle donne in tutte le discipline. Vediamo sempre più ragazze anche in ambito chirurgico. Purtroppo il passaggio a poter vedere donne a livelli apicali, quindi in università, nelle posizioni da ordinario e nei reparti a livello di primari, direttori scientifici, direttori sanitari, direttori di ospedale, è ancora un qualcosa su cui bisogna lavorare. Sicuramente sono molto convinta che la presenza di donne in posizioni di leadership sia fondamentale. Da un lato per abituare la controparte di colleghi uomini che le donne possono essere dei leader, possono trovare il tempo, che la scusa che le donne hanno problemi perché hanno i figli, perché hanno la famiglia, non è più una scusa che regge per tenere le donne fuori dalle posizioni apicali. È vero anche che non tutte le donne desiderano avere una posizione che indubbiamente riduce i tempi disponibili per la famiglia. Il punto è che da un lato le donne devono chiarire a livello interiore se la sentono di affrontare una posizione che le tiene molte ore al giorno fuori casa, anche quando i bambini sono piccoli o quando la famiglia reclamerebbe la presenza di qualcuno. Ma indubbiamente quello che crea il vero problema non è che alcune donne scelgano di non intraprendere una carriera più ambiziosa o più agguerrita nella loro dimensione professionale. Il problema è quando le donne sono disponibili a farlo, fanno scelte compatibili col prendere queste posizioni e non vengono selezionate. Questo è il punto in cui avere delle donne ai tavoli di comando facilita e aiuta, perché sicuramente,
anche noi donne abbiamo una grossa responsabilità. Spesso ancora si vedono donne al comando che non si impegnano a sufficienza per favorire la presenza al loro fianco o anche al di sopra di loro di altre donne, e spesso preferiscono non affrontare, non impegnarsi direttamente in questo problema. Se di questo problema ci lamentiamo, dobbiamo essere le prime a fare in modo che la mentalità cambi, con l'esempio e con la cooptazione di donne, non in quanto donne, ma perché donne valide e in grado di portare dei contributi validi alle strutture in cui operano. Secondo lei, una maggiore presenza di donne in posizioni di responsabilità o di direzione potrebbe cambiare profondamente alcuni aspetti della medicina? E invece per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro e dei servizi? Sicuramente, come dicevo, la presenza di donne in posizioni di leadership può e deve aiutare la presenza di altre donne. Ma un aspetto particolare che mi preme sottolineare è la capacità che gli uomini hanno di stringere alleanze all'interno delle strutture in cui operano, alleanze fra di loro, aiutarsi reciprocamente e avere uno spirito di gruppo. Molto spesso le donne tendono ad operare attivamente ma in isolamento, senza creare un network con le altre donne, e quindi essendo in posizione meno forte per far valere punti di vista, posizioni e soprattutto per far passare il concetto di reclutare altre donne nelle posizioni apicali. Credo quindi che si debba passare da una situazione di spontaneità, e cioè i fatti avvengono perché avvengono, a una situazione di impegno organizzato delle donne che lavorano all'interno delle strutture in posizioni apicali, per cercare attivamente di cambiare la mentalità. Sono convinta che non siano tanto le quote rosa quanto la presenza delle donne che chiamano altre donne il vero strumento per favorire una più equa distribuzione dei ruoli apicali, sia nei servizi che negli ospedali che nelle università. Ricorda in particolare qualche circostanza nella quale ritiene di essere stata danneggiata dal pregiudizio a favore del genere maschile nell'ambito professionale? E se sì, pensa che episodi simili si verifichino tuttora? Io credo che ci siano sicuramente degli episodi singoli in cui uno pensa che alla fine la scelta sia stata fatta considerando anche con un'opinione più elevata, più classica, quella di dare una posizione di leadership a un uomo, ma in realtà quello che io penso sia veramente il problema è che le donne quotidianamente devono fare molto di più per avere lo stesso riconoscimento degli uomini. È sempre un partire a qualunque età in salita ogni volta che si deve affrontare una nuova posizione, una nuova sfida, di dover dimostrare di essere all'altezza. A un uomo viene dato per scontato il fatto che se è stato scelto sarà all'altezza. Le donne devono sempre provare, sempre dimostrare di essere all'altezza di questa fiducia che è stata loro data, e questo diventa logorante e faticoso, perché lavorare il doppio è già normale per una donna che comunque a fianco della carriera ha sempre comunque una dinamica familiare di cui occuparsi, e questo dover sempre provare di essere all'altezza è un peso ulteriore che rende più difficile poi che le donne riescano a tenere e a continuare a perseverare in questa scelta di carriera. Quindi penso che il cambiamento di mentalità sia un qualcosa su cui bisogna lavorare per anni, tempo ce ne vorrà ancora, e le giovani donne sono quelle che hanno in mano la chance di portare ulteriormente avanti la posizione femminile all'interno delle organizzazioni. Quale suggerimento vorrebbe dare alle giovani colleghe che desiderano intraprendere la propria carriera in medicina, in particolare in cardiologia, dedicandosi alla clinica o alla ricerca? Io vedo delle giovani colleghe molto motivate, molto appassionate del loro lavoro, e sono contenta di vedere che nella loro mentalità sono state superate delle barriere che c'erano sicuramente nella mia generazione, quelle di non essere idonee a certi lavori, di non farcela fisicamente ad affrontare certi tipi di attività mediche, soprattutto in ambito chirurgico, in ambito invasivo. Quindi sicuramente sono donne che si trovano in una posizione decisamente di fiducia in se stesse maggiore di quella delle donne della mia generazione, e questo è importante, vuol dire che negli ultimi 30 anni passi avanti se ne sono fatti.
Adesso loro devono poter pensare di raggiungere posizioni apicali, di dirigere gruppi, di dirigere dipartimenti e il consiglio è quello di ragionare bene su questi aspetti, di pensarli anche nell'organizzazione della loro vita, nell'organizzazione professionale e come cercare di essere sicure e non farsi più influenzare dai problemi e dalla paura di non farcela ad avere una famiglia, per avere una carriera e per avere un'ambizione. Le donne possono e devono avere ambizioni proporzionate a quello che possono e vogliono fare nelle loro carriere. Il limite non può essere avere una famiglia vuol dire doversi fermare a un certo punto e non ambire ad essere in posizioni di leadership. Quindi, ragazze, fiducia in voi stesse è la chiave fondamentale e anche un'organizzazione realistica della vita familiare, perché se una ambisce ad avere quattro bambini, forse è più difficile riuscire a raggiungere una carriera. E spesso non è facile quando si hanno 30-35 anni avere le idee chiare di come si vuole controllare la propria vita e organizzarla. Quindi la pianificazione è sicuramente un aspetto molto importante e ovviamente il compagno della vita è una persona che deve condividere questi obiettivi perché le carriere maschili e femminili si costruiscono sempre in due.